Volendo fare un po' l'esegesi dell'intervento di Simone, dice: io sono a disposizione, lo sto facendo, sto portando avanti una battaglia per la de-esternalizzazione del management, della governance della sanità in questa provincia. Però dice Simone, Paola, adesso voi comuni del Sud Pontino la dovete smettere di delegare Pinuccio a Damiano Coletta per risolvere i vostri problemi. Abbiate, non so se ho capito male, il coraggio e anche la forza di essere più rappresentativi e più incisivi nella conferenza dei sindaci. Ho capito bene, Pinuccio? Allora, innanzitutto grazie. E iniziamo subito. Io non la trovo una provocazione, anzi lo trovo uno spunto molto interessante. E innanzitutto penso di parlare a nome di tutti i sindaci e 9 sindaci del nostro comprensorio. Noi non deleghiamo Latina, e non lo deleghiamo non solo per la sanità, non l'abbiamo delegato per l'acqua, non l'abbiamo delegato per i rifiuti, non l'abbiamo delegato per una serie di situazioni. Per i rifiuti ci siamo trovati noi ad andare in regione e a chiedere assolutamente un incontro con l'assessore Valeriani. Per quanto riguarda i PPI, noi sindaci, quelli coinvolti perché avevano il PPI nel proprio comune, ma quelli non coinvolti, in particolar modo io ho scritto immediatamente, perché il 13 agosto sono successe 2 cose che ci hanno interessato profondamente. Una ci ha colpito, che è la chiusura, la pubblicazione del decreto. E un decreto che molti già sapevano che stava lì nei cassetti pronto, e viene pubblicato il 13 agosto. Poi succede un'altra cosa, sempre il 13 agosto, che arriva un ordine da parte della Guardia di Finanza e chiude, o meglio licenzia, 12 medici all'ospedale di Sessa, tra anestesisti e pediatri, nel giro di 20 giorni. Io perché vi faccio l'esempio dell'ospedale di Sessa? Perché proprio per ritornare al discorso che faceva prima il delegato di Minturno, molte di quelle utenze si sono riversate immediatamente sull'ospedale di Formia, perché nel giro di 20 giorni nell'ospedale di Sessa sono state annullate circa 80 interventi chirurgici, e queste persone si sono rivolte all'ospedale immediatamente nelle vicinanze. Si sono rivolte sia all'ospedale di Formia sia all'ospedale di Cassino. Questo è successo esattamente nello stesso identico momento. Per quanto mi riguarda, non mi sono rivolta ma non per mancanza di dovere istituzionale, ma perché mi è sembrato innanzitutto importante il 13 sera scrivere immediatamente una lettera ai due sindaci a me più vicini in merito ai VP, a Cosimino Mitrano e a Gerardo Stefanelli, dicendo loro una cosa bella chiara: noi in questa provincia e in questo sud della provincia stiamo affrontando delle criticità da soli. Abbiamo affrontato da soli il problema dell'acqua, stiamo affrontando ancora oggi la criticità con l'organico, e l'abbiamo affrontata da soli perché la regione, l'assessore Valeriani, non ci ha dato delle soluzioni, ha paventato delle soluzioni. Noi l'abbiamo affrontato da soli, cioè tra di noi su quel tavolo ci siamo messi insieme e ci siamo distribuiti tra di noi tutte le informazioni su il conferimento dell'organico, ma allo stesso tempo abbiamo detto che noi vogliamo una risoluzione chiara dalla regione, perché noi diamo a disposizione i nostri fondi provinciali perché si faccia la raccolta lo smaltimento dell'organico nel sud pontino. Quindi noi abbiamo dato tutta la disponibilità, stessa cosa per i PPI. Come sindaco ho detto: è inutile, non abbiamo parlato di, addirittura volevamo bypassare l'incontro con l'assessore D'Amato, penso che insomma questa parte è stata non è stata descritta, perché abbiamo detto: ma dobbiamo andare sempre noi a Roma a chiedere a
devono venire loro qua sui territori, esattamente come diceva il sindaco Fargiorgio, quando vengono in campagna elettorale venissero qua, si confrontassero e cominciassero a venire con la macchina, così come diceva il presidente Simeone, capiscono da soli che quanto tempo ci vuole per venire da Roma a Latina e da Latina a Minturno. Lo capissero da soli, perché noi abbiamo un problema non solo sanitario, legato alla viabilità, che comporta che il problema sanitario diventi esponenziale. Prima del 13 agosto però ci sono stati due episodi. C'è stato la questione del 5 di maggio. 5 di maggio, o meglio, il 3 maggio, ordine di chiusura per l'emergenza bomba dell'ospedale di Formia. Nel giro di 4 giorni, finalmente la regione si rende conto e il dottor Casati, con i numeri scritti su un foglietto da parte di tutta la macchina organizzativa della chiusura dell'ospedale di Formia, conta ai numeri e vede quanto quell'ospedale sia di fondamentale importanza non per Formia ma per tutto il sud pontino. Vede anche che allestendo maggiormente i due PPI di Minturno e di Gaeta, le persone rispondano in un determinato modo. E in quella sede si ripensa ai PP, proprio come attraverso quei punti, non ricordo quanti sono, quelli prima letti, sono 7 punti, che stanno esattamente nelle decine di lettere che i sindaci, nelle decine di incontri che i sindaci dicevano prima di trasformare, perché poi è vero, la parola chiusura nella legge non c'è, c'è una ritrasformazione, una rivisitazione. E il termine superamento sta proprio nel significato del fatto che da questi PPI noi dobbiamo passare ad altro. Beh, l'evacuazione del 5 di maggio ha dato determinate caratteristiche. Prendo questi numeri perché noi come comune di Gaeta e quindi il comune che ha dovuto assorbire questi numeri li prendo e li porto in regione chiedendo un incontro in primis a Latina e poi in regione e chiedendo un incontro con Casati davanti con quei numeri. A luglio vengo convocata in qualità di sindaco di Formia per due aspetti. Il primo è l'ospedale del Golfo, il secondo è il pronto soccorso di Formia. Ovviamente sull'ospedale del Golfo anch'io non mi vorrei tanto dilungare, però una cosa c'è stata detta e l'ho letta con i miei occhi, che 75 milioni ci sono e l'ho letto proprio chiaramente, e c'è stato detto anche un'altra cosa, che quei 75 milioni non sono sufficienti, sono sufficienti soltanto per un progetto di fattibilità, per un progetto che da esecutivo potrà diventare definitivo, ma su tutto quello che riguarda le attrezzature del nuovo ospedale, quei 75 milioni ci hanno, almeno questo dice il progetto che avevano sul tavolo a Latina, il progetto economico che loro avevano. Però io, a me non interessava, non perché non mi interessi l'ospedale del Golfo, ma non mi interessava spostare la discussione e trovare io volevo parlare del pronto soccorso di Formia, dell'ospedale di Formia e dell'attuale, non volendo scostare il problema. Cioè il pronto soccorso non deve, l'ospedale del Golfo non deve diventare un argomento sulla sanità pontina, sulla sanità del sud pontino, e l'ospedale del Golfo è un'alternativa, anch'io Francesco ci credo e ci continuo a credere, anche se non l'ho mai nominato in campagna elettorale, io ci credo e ci continuo a credere fortemente, ma non deve spostare il problema. Oggi il problema è un pronto soccorso inefficiente, strutture che non rispondono a delle caratteristiche idonee, e quindi a questo si deve rispondere. Su quel tavolo c'era un progetto che è stato pure già anticipato, un progetto di ampliamento del pronto soccorso,
Io quel progetto l'ho visto, mi hanno detto stiamo all'inizio di luglio, alla fine di luglio arriverà all'ufficio urbanistica del comune. Oggi è 6 settembre, non è ancora arrivato. Ovviamente approfittando di tutto quello che arriva, che è avvenuto il 13 di agosto, sto sollecitando questa situazione. Attenzione, non sollecito l'ampliamento del pronto soccorso di Formia perché si chiudano i PPI. Ma la battaglia deve essere, il pronto soccorso di Formia deve essere ampliato, i PPI devono essere superati, ottimizzate quei 7 punti e li ottimizziamo insieme. Però a sto punto io devo dirla tutta, ho fatto 3 esempi, acqua, rifiuti, sanità. Ci siamo trovati a parlare dell'acqua quando ci hanno assetato. Ci troviamo a parlare di sanità, questa è la seconda volta che andiamo in emergenza come territorio. Io ricordo il febbraio 2012 dove furono raccolte, ricordo, spero di ricordarmi bene, 11.827 firme perché ci si opponeva alla chiusura del centro trasfusionale. Ok? Per l'organico siamo andati in crisi perché gli impianti non potevano più accettare organico e quindi molti sindaci hanno fatto ordinanze per mancanza di ritiro dell'organico. È sbagliato parlare di questo ogni volta che siamo in emergenza. Allora siamo tutti uniti su determinate tematiche, come abbiamo fatto per altre emergenze che è per esempio l'area sensibile, che sono per esempio altre tematiche che stanno sul territorio. Bene, consigli comunali congiunti, con la presenza di Presidente Simeone, i consiglieri regionali, in questa zona ne abbiamo 5 di consiglieri regionali, 5, abbiamo un deputato che è di Gaeta, e un senatore che è di Fondi. Facciamo consigli comunali congiunti, Minturno, Itri, Formia, Gaeta e insieme a quelli delle isole, per non, scusate il gioco di parole, isolarli, e ci si confronta sistematicamente almeno 2 volte l'anno con domande chiare, non una lista, io questa non è una lista enorme, ma su questa lista almeno 3-4 cose possono essere ottenute. Ad esempio la guardia notturna attiva, sulla quale io mi sono, è una delle prime cose che ho scritto, perché da sindaco di una città, e questo capita a tutti i sindaci, ci troviamo soprattutto in diversi momenti dell'anno a vivere le emergenze con la TBC, extracomunitari ai quali viene diagnosticata la TBC, non rimangono nei centri, escono dai centri, arrivano nelle più svariate città e tu in qualità di sindaco devi stare con loro al pronto soccorso perché sei il primo responsabile della diffusione della malattia e di qualsiasi contagio. E si sta, io sono stata, a me mi è capitato 3 volte, forse sono stata fortunata rispetto ad altri sindaci, 3 volte, si sta fino alle 3 di notte e si vede che cos'è il pronto soccorso di Formia alle 3 di notte, alla mercé di chiunque. Quindi tutto quello che c'è scritto qua, almeno 3-4 punti, si possono facilmente ottenere. Non stiamo parlando, già per esempio qui non c'è l'ampliamento di cui ci parlavano e che sembrava cosa fatta. Io spero di essere stata, ho dato qualche cifra, qualche dato, ma su una cosa non mi sembra che ancora ci uniamo. Questa cosa, del fatto che queste tematiche noi le dobbiamo portare avanti, non sul grido dell'emergenza, perché se quel decreto veniva pubblicato, io ho fatto una battuta, l'hanno pubblicato il 13 dicembre, il 13 agosto lo potevano pubblicare, secondo me il 24 dicembre sarebbe stato veramente una beffa, ma più o meno me lo aspettavo perché comunque era pronto da tempo. Allora noi dobbiamo assolutamente, vista la presenza di queste componenti politiche a livello regionale e nazionale, noi lo dobbiamo pretendere qui sul territorio, perché se no nessuno imparerà che da Cori a Latina ci vogliono 40 minuti, nessuno lo imparerà. Quello non, il direttore generale poteva venire anche da un paese
non lontanissimo, ma è vivere su questo territorio che ti fa capire esattamente quali sono le difficoltà. E quando si parla di ospedale si deve parlare di, e del Sud Pontino, si deve parlare di viabilità, si deve parlare di vie interdette a determinati mezzi. Per esempio il problema della risonanza magnetica è stato un problema anche portare il macchinario al dono svizzero. Ad oggi il comune di Formia, pur avendo risolto quel problema legato alla parte urbanistica, ad oggi non ha ancora la richiesta dell'attivazione del macchinario, non ce l'ha quella richiesta e lo deve fare esattamente il direttore dell'ASL, anche se sulla risonanza magnetica, scambiare una risonanza magnetica con la TAC mi è sembrata veramente una beffa. Io non sono un medico, sono un insegnante di matematica, ma la TAC è fondamentale per qualsiasi tipo di emergenza. La risonanza magnetica è uno strumento valido, ma non può mai sostituire la TAC. Quella scelta che fu fatta in quel momento è sembrato un po' della serie: si è rotta la TAC, abbiamo una risonanza sotto mano e vi serve. Mi è sembrata un po' la proposta che fece Acqua Latina per i dissalatori, che non sapeva dove metterli e li voleva mettere al Molo Vespucci. Quindi esattamente quello mi è sembrato. Scusate, buonasera, grazie.